Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare ragazzi, mi scuso per le mie condizioni o se parlo lentamente, perché se non lo sapete o non mi seguite su Instagram, in pratica ho fatto la seconda parte dell'operazione, ho avuto un intervento 2 giorni fa, infatti ieri non è uscito nessun video, alla parte sotto della faccia, ovviamente dentro, quindi fuori non vedete nulla. Ma ho la faccia gonfissima, una cosa che si nota tanto, cioè se mi guardate sempre nei video notate che questa parte è più tonda e questa è proprio quadrata, perché è gonfia e mi fa malissimo. Da 3 giorni sto soffrendo perché nemmeno Loki mi fa passare il dolore, quindi vedremo. E quindi faccio fatica anche un po' a parlare perché appunto, avendo la faccia gonfia che mi fa male a ogni respiro, beh, non è semplicissimo. In ogni caso, ragazzi, visto che l'evento pasquale è iniziato, o comunque sta per iniziare, in realtà è il nome del coniglio, quindi sto cercando di capire se è iniziato oppure no, raga, perché ho fatto questo evento talmente tante volte che non ricordo, ma io non lo vedo ballare sull'isola, quindi onestamente non mi dispiace affatto. Ma a prescindere, io comunque sto organizzando, come avete detto dal titolo, una caccia all'uovo nella mia isola. Ovviamente ragazzi, una caccia a premi, perché per i vincitori ci saranno sempre in palio delle stelline o dei biglietti Miglia di Nook, o eventualmente anche degli oggetti esclusivi che magari non si trovano facilmente. Intanto ho visto che ci sono anche i ciliegi in fiore, quindi ragazzi, se non avete fatto time travel e non avete sbagliato le stagioni, quindi non avete una stagione apposta, potete godere di questo panorama bellissimo e rosa, e quindi va bene. Ma noi andiamo a noi, non si può sentire, però va bene. Cosa faremo oggi? Semplice, andrò a nascondere delle uova gialle nella mia isola e andiamo subito a prenderle a casa mia, o comunque nel magazzino che non ho qui, quindi per forza devo andare a casa mia a prenderle. Andrò a nascondere queste uova gialle per tutta l'isola, ragazzi. Si troveranno ovunque, negli angoli più impensabili, e vi consiglio davvero di guardare ovunque. In ogni caso ragazzi, non dovete farvi prendere dalla velocità, non dovete essere veloci, cioè nel senso, non vince chi le trova per primo, ma chi le trova poi verrà sorteggiato per l'estrazione dei premi. L'importante, lo scopo di questa cosa è divertirsi, perché io adesso andrò a nascondere delle uova gialle, ragazzi, quindi sottolineo gialle, ovunque. Voi non dovete né scavare né niente. Io nasconderò queste uova negli angolini, tipo potrò mettere un uovo, guardate, lo divido. Ora, ovviamente i nascondigli non saranno gli stessi, ma potrò mettere un uovo qui. Vabbè, ora qui si vede. Potrò mettere un uovo dietro la casa e così via. Voi non saprete quante uova ho nascosto. E qui viene il bello, ragazzi, perché con il codice sogno, visitando la mia isola, voi dovrete trovare tutte queste uova, ma non sapete effettivamente quante uova ho nascosto. Può essere un numero da 1 a 30. Ne posso nascondere 10, come 20, come 30, come 12, come 15, come 17. Le persone che si avvicineranno al numero o comunque indovineranno avranno la possibilità di vincere vari premi. Ovviamente, come vi ho detto prima, stelline e cose varie. Quindi potrete davvero vincere la qualsiasi. Le uova non saranno nascoste in casa, ma saranno nascoste nei vari spazietti nell'isola. Ad esempio, dietro la cabina potrebbe esserci uno spazietto per un uovo, o dietro quest'albero, o dietro quest'altro, o dietro qui, o qui, o qui, ovunque ragazzi, ovunque potrò nascondere uova. E ciò ragazzi significa che vi dovete impegnare, ma come ho detto prima ragazzi, ho sottolineato che dovete contare solo le uova gialle, perché sono un po' cattivella, quindi andrò a mettere anche altre uova per depistarvi, quindi ragazzi state attenti. In realtà le uova gialle si chiamano uova rocciose, così non sbagliate, ma io sto andando a prendere anche altre uova per depistare tutte quelle persone che stanno skippando il video, che non guardano o chissà che cosa. Quindi andremo a nascondere anche delle fake uova. Come vedete, ad esempio, una la nascondo qui
E ovviamente voi queste non le dovete considerare, ragazzi. Una la posso nascondere qua. Dovete solo considerare quelle gialle. Quindi questa sfida è davvero difficile. Però l'altra volta ho visto che quella caccia al cartello misterioso vi è piaciuto tantissimo. Quindi ho detto rifacciamo una cosa del genere con il tema pasquale. Al fine di questo video aggiornerò il codice sogno. Quindi quando voi andrete a guardare il video potrete partecipare. Ripeto, non dovete fare le cose di fretta perché avete tutto il tempo. Il vincitore non sarà nominato oggi, ma vi do sempre una settimana di tempo. Quindi anche le persone che vedranno questo video tra 5 giorni potranno ancora partecipare. Quindi non vi preoccupate che il tempo c'è. Fate con calma e rivisitate l'isola più e più volte per essere sicuri. Guardate, questo ve lo metto proprio qui, tipo per dirvi vi trollo. Per quanto riguarda stelline e ticket, si vinceranno un bel po' di stelline. Parliamo sempre di milioncini, quindi non vi preoccupate che i premi in palio sono davvero tanti e potrebbe esserci anche più di un solo vincitore. Quindi vi raccomando, dipende tutto da voi. Sotto nei commenti non dimenticate di scrivere poi il numero delle uova gialle o uova rocciose che avete trovato, perché tramite questo numero le persone che si avvicineranno di più verranno sorteggiate per il premio finale. Quindi vi raccomando, ricapitoliamo, dovete trovare le uova gialle rocciose, scrivere il numero di uova che avete trovato e se vi siete avvicinati o comunque avete indovinato, passate diciamo alla fase dell'estrazione. Non sapete quale sarà il numero esatto, quello lo saprò solo io, ma il divertimento è assicurato. A questo punto, ragazzi, da questo momento è ufficialmente aperta la caccia pasquale o la caccia alle uova gialle. Il coniglio non si è visto, mi sa che spunta tra qualche giorno, ma io vi auguro buona fortuna, state attenti ai tranelli perché potreste trovare uova di vario colore in giro. Quelle non dovete contarle, mi raccomando, ragazzi. Come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e che vinca il migliore. Ciao a tutti!